Dopo la presentazione del rapporto sul sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna si è svolta una tavola rotonda sul tema fondi mutualistici e assicurazioni per la stabilizzazione del reddito, proposte per la nuova PAC. Abbiamo chiesto sempre all'assessore Rabboni di cosa si tratta. Noi abbiamo bisogno di dare stabilità ai prezzi, ma soprattutto ai redditi. Ora, siccome i prezzi non li possiamo controllare noi perché sono un fenomeno mondiale, quello che possiamo fare è garantire all'imprenditore una stabilizzazione minima del reddito. Attraverso quali strumenti? O assicurazioni, ovviamente collettivi, sul reddito, e cioè si fissa un reddito medio quinquennale, triennale, eccetera, e qualora per cause di mercato non sia raggiunto quel reddito interviene l'assicurazione, oppure attraverso fondi mutualistici, il cui capitale fondamentale viene costituito con un finanziamento pubblico, ma poi viene annualmente alimentato dagli agricoltori con piccoli versamenti. Quel fondo può produrre anche plusvalenze, ma soprattutto deve intervenire quando appunto c'è l'annata negativa. In questo modo sicuramente si può dare stabilità di reddito, un reddito medio agli agricoltori.